Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 10 della nostra partita in Rimworld, per chi di voi è sopravvissuto all'episodio super lungo e all'inverno anche. Dunque, prima di iniziare a registrare mi sono letto un po' tutti i vostri commenti, mi avete detto di fare una prigione più bella, di fare le batterie, la stanza delle batterie, di fare le stanze per loro, l'infermeria, di fare il foraggio e non il formaggio. Tutta una serie di cose. In più ho fatto anche la strada perché mi avevate detto tempo fa di fare la strada anche fuori dove potrebbero passare, così che si puliscono i piedi sostanzialmente prima di entrare. Quindi di andare a mettere per esempio anche qua il pavimento che non l'avevo messo sotto la porta. Quindi no, c'è già, forse lo stanno facendo. C'è già in costruzione. Costruisci una copia. Esatto. Perfetto. E poi cosa ho fatto? Ho deciso di distruggere questo cavo qui e farlo passare dentro i muri, così non dovremo avere incendi in questa zona. Le batterie le andremo a costruire qui. Qua voglio andare a fare anche una prigione. Questa qua invece sarà la stanza. Una sarà di Chef, l'altra sarà di Grill. Probabilmente gli lascerò questa. E poi qua ci saranno Nonna e Ignat. Quindi qua andranno a dormire tutti e tre. Per fortuna loro sono sposati, quindi posso dare una stanza sola. Poi facciamo qua la stanza. Potrei fare, anzi, infermeria, stanza di grill, così è vicino. Qua teniamo Chef. Qua facciamo la prigione e qua le batterie. Non so se tenere i prigionieri vicino alle batterie è una buona idea, ma faremo comunque a cuscì. Gli ho dato un bel po' di roba da fare, quindi andiamo avanti. Mi avete detto anche di tenere tutto dentro al coperto, perché praticamente anche il legno viene deteriorato, così come queste cose qua. Quindi qua ho costruito un altro muro. Adesso però il problema sarà questo, quindi ora lo risolviamo. Qua invece avevo fatto solo delle colonne, perché mi avete detto di tenere supportato il tetto. Però, visto che comunque abbiamo dentro anche la legna e la andremo a perdere in ogni caso, ho deciso che facciamo un muro di legno, appunto. Qui così. Lasciamo comunque le colonne in marmo perché fanno parte della storia, insomma. Qua facciamo una porta in legno, qui così. Perfetto. Ed è andata. Poi qua facciamo una porta di metallo, qui così. Questo lo andiamo a distruggere perché non voglio assolutamente che questo luogo diventi super caldo, anche perché magari ci sarà della benza. Energia, no, scusate, temperatura. Mettiamo una ventola. Così, perfetto. Perché voglio comunque tenere le stanze separate, perché qua ci sarà del sangue e i corpi di animali, mentre qua solo cose pulite. Quindi voglio fare questa distinzione. Va bene, devo dirvi la verità, questo episodio l'ho già registrato, ma ho perso nel giro di 5 minuti da adesso. Cosa è successo? Sono stato attaccato, anzi, due volte. Una volta da un cinghiale che mi ha completamente ammazzato Chef e Ignat. Ho ricaricato, facendovi vedere nel video che avevo ricaricato, e sono stato attaccato da due topi. Cosa che finora non era mai stato un problema, nel senso che li ho sempre eliminati i Chef, e i due top mi hanno sacagnato senza ucciderlo questa volta, Ignat e Chef. Per curare Ignat, Grill si è tagliato le vene ed è morto. Quindi ho deciso che ripartiamo, perché ok, ho capito che può accadere, ma sarebbe la fine della partita e voglio ancora imparare un po' di cose prima di finire la partita, ecco, diciamo così. Allora, iniziamo a costruire qua la stanza matrimoniale. Strutture. Muro di marmo. Pa, pa, pa. Perfetto. Poi porta di marmo, sempre. Tutto di marmo qua dentro. Mobili, qua ci diamo la pazza gioia. Letto matrimoniale. Così. Poi vicino al letto ci mettiamo tavolini di legno. Ognuno deve averne uno. Poi voglio una bella lampada normale, non una lampada solare. Qui. Ci mettiamo un armadio. Perfetto. Ci mettiamo uno scaffale. Perfetto. Poi ci mettiamo un vaso con la pianta. Ci mettiamo una sedia di qua e una di qua. Perfetto.
Vediamo se ci possiamo mettere qualcos'altro. Qua ci manca il tessuto. Per la cuce ci manca il tessuto. Sgabello. Sì, beh, che non servirebbe assolutamente a niente. Inspired. Cosa vuoi? Allora, ho un'ispirazione. Ok. Non mi sembra si possa mettere altro, sostanzialmente. Poi mettiamo qualcosa per divertirsi anche nella stanza. Ma no, si divertono nelle zone comuni. Cioè, oddio, nella stanza vi divertirete in altro modo. Probabilmente. Mettiamo un altro vaso per i fiori. Perfetto. Quindi questa è una stanza. Appena l'ho fatta, utilizzerò questi due letti per fare o l'infermeria o la prigione. Ma io farei prima la prigione. Cioè, la gente viene curata nel letto in cui è. E basta. Dobbiamo stare attenti solo se uno di questi due che è nel letto matrimoniale deve essere curato. In quel caso lo metterò in un letto apposito. Se no gli altri vanno nel proprio letto. Abbiamo una gallina? Ma sei mia? Sì? Mi ero dimenticato di te. Ho anche il gallo. Aspetta, no, quello era il gallo. Questa è una gallina. Ok. Animali impazziti, ecco. Allora, per questi animali impazziti del cacchio, sono morto già due volte. Quindi ora prendo. Lo tengo ben curato. Arriverai da nord, e qua è tutto aperto. Quindi, militare. 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 Cioè, non me ne frega proprio niente, questi due devono morire. Ah, no, guarda che la struttura l'hanno già iniziato a fare, quindi tu ti metti qua. Tu vai qui e tu vai qui. Cioè, mi sembra proprio di esagerare, ma stiamo facendo tutto questo per attaccare un coniglio. Ah no, tu puoi passarci dentro, perché i miei no? Vabbè. Oh, non colpite mia nonna, eh? Ok. Anche questo è impazzito? Aiuto! Attacca la lepre. Ok. Mamma mia. Cioè, vi giuro, sono morto due volte per sta cosa. Prima per un cinghiale e poi per i topi. Forse, cioè, mi sto un po' esagerando, ma è così davvero. Vabbè, comunque io ho dato un sacco di cose da fare. Quindi, ora perché non posso andare più veloce? Ok. Allora, andiamo dal nostro costruttore e diamo priorità a questo. Fai come prima cosa la ventola. Ok, mi avete detto di ricercare delle cose, però non mi ricordo che cosa mi avete detto. Le torrette difensive. Quindi, dove stanno? Dove stanno? Autocannon turret. Sarà questo qua. Torretta automatica. Sì, quindi devo fare questo. Bloccato. Ah, non mi fa direttamente tutto quello che serve. Quindi facciamo così. Ok. Cioè, pensavo mi mettesse la scaletta, insomma. Ok. Comunque, farò il foraggio, non il formaggio. Adesso non mi ricordo se le cose le ho dette l'altro video o in questa, quindi le ripeto e basta.
e ho intenzione di fare qua una zona della creazione del foraggio e stoccaggio del foraggio. E poi magari facciamo anche la mangiatoia qui così. Vediamo. Magari faccio passare gli animali in questa parte. Nonno reproduttore è tornato in piena salute. Bene, non sapevo neanche che stessi male. No, c'è davvero tantissimo lavoro da fare. Qua dove vedete io ho fatto mettere il pavimento. Io ho fatto mettere l'astricato che teoricamente dovrebbe stare all'esterno. Quindi qua magari mettiamo, non lo so, la moquette. Però c'è troppo lavoro e poca gente per farlo. Capsula di trasporto. Raggiungi posizione. Cos'è? Carne. Tirala su tutta prima che vada male. No, abbiamo davvero bisogno di sistemare questa stanza in maniera tale che si possa fare la prigione. E così a reclutare gente, perché siamo troppo pochi. Decisamente troppo pochi. Questo si è rotto, a quanto pare. Ok. Energia. Cavo elettrico. Qua la porta non c'è più. Mobile. Perché non c'è la porta? Bah. No. Porta. Ok. Dai, che poi devo spostare queste. C'è un sacco di lavoro da fare, ragazzi. Davvero tanto. Ok, questo qua è fatto. Vediamo un po'. Ragazzi, stiamo guadagnando 7000. Cioè, se... ho troppa energia elettrica prodotta in questo momento. Decisamente troppa. Stiamo raccogliendo il riso. Poi qua ci metterò la fibra del diavolo, come vi ho detto voi. Questo qua non è ingombrato per niente, perché i pannelli solari sono bassi, così come il campo. Quindi le cose stanno andando molto bene. Crescita. Perché se si sta abbassando? Forse arriva la notte. Boh. Comunque è maturo al 34. Dovremmo fare abbastanza in tempo. L'anno prossimo faremo raccolta di fibra del diavolo, diciamo così. Ora davvero non gli do comandi perché gli ho detto di fare troppe robe, probabilmente. Non gli do comandi anche se volevo iniziare a progettare la prigione e qua volevo allargare questa stanza. E di conseguenza quindi andare a ranzare via qua. Qua nessuno fa ancora nulla, il muro qua non viene fatto, quindi il legno sta male. Il legno sta male, è una persona. Comunque, stanno iniziando a fare lì, c'è in giorno intorno un sacco di roba da raccogliere, le bacche, la carne qua non so se l'hanno presa. Trasporta. Facciamo. Allora, oggi vi dedicate a fare queste cose qua. Perché questa è un'occasione che deve essere assolutamente sfruttata. È vero che questi non vanno male, le parti di metallo, ma le tirate su, per favore. Chi c'è altro sveglio? Ignat. Fai quella cosa che stai facendo. Ok, no, adesso non cucini più. Mi dai priorità a tirare su le bacche, perché sennò tanto vale non farle raccogliere. Anche questo, dai priorità pure quello. Perché c'è chi ha raccolto le bacche ma non le ha portate via. Purtroppo qua devo dare dei comandi manuali, che sennò le cose non vanno come devono andare. Questo albero deve essere tagliato. Ok. Chef è il nostro costruttore, vero?
La priorità è la costruzione di questo. E poi smuttiamo tutto quanto qua. Branco di cacciatori di uomini. Oh cacchio, c'è un emu assassino. Dov'è Ignat? Preparati anche te, vieni qua. Spara l'emu. Stunnato, perfetto. Fai quello che devi fare, curati. Vai a curarti. Fai il letto di legno, muoviti. Anche se tu costruzione non dovresti essere molto bravo. Cucina, scavare, costruzione, artigianato. Magari viene un letto del cacchio, no? Facciamolo fare altri. Perfetto. Ricerca terminata. Quindi facciamo questo e poi questo. Possiamo fare il mortaio, ma per adesso direi di no. Ah, stanno facendo un po' il lastricato, mi piace, almeno quando camminano qua. La zona è un attimo più pulita, anche se non è che sia molto, ma immagino abbia comunque un certo effetto. Facciamo comunque da qui a lì. Stiamo buttando via un sacco di roba perché tu non stai costruendo. Costruisci i cacchi di pareti. Cosa stai facendo tu? Allora, lavoro, chef, edifici, caccia 1, basics, ma ti ho detto di cacciare quanti animali ancora? Zero, quindi adesso la prima cosa sarebbe quella. Questa creatura è un predatore e c'è un grizzly? Wow. Attenzione, c'è pure un lupo. Si possono addomesticare i lupi? E gli orsi? Immagino di no. Chi è che ha fame? Cioè, c'è tutto il cibo del mondo, ma è pieno di sangue ovunque. Svegliati. Cura immediatamente lui. Com'è morto in 11 ore? Ma stiamo scherzando? Ma perché non l'hai curato? Ma siamo matti. Ma perché non l'ha curato? Scusate, c'è qualcosa che non va. Prima cosa che deve fare Grilli in tutto quanto è. Non è neanche anticidi, è cura. Quindi c'è. Non ha minimamente senso tutto ciò. Tra l'altro non so se qua camminano più veloci sull'arenaria a dirla tutta. Comunque bravo che sta costruendo, così si è messi bene. Qua guadagniamo sempre un botto. Questa rende tutto perfetto. Carovana, wow. Una colonia vicina ti contatta per proporre uno scambio commerciale. Sono disposti a comprare indumenti tribali per 17. Fa niente.
Cioè, forse è una missione anche intelligente da fare, ma non è il momento. Cos'è che gli stai dando da mangiare? Se non gli ho detto di fare il foraggio. Boh. Forse cibo normale. 75% maturo. Allora io vorrei fare qua, vediamo un po'. Abbiamo un sacco di arenaria. Struttura, muro, arenaria. Farei qua. Una cucina. Perfetto. Porta sempre in arenaria. Con temperatura. Così. Produzione. Dov'è la cucina? Forno elettrico. Perfetto. Mobile, una bella lampadina. E qua mettiamo tutto il fieno possibile, direi. Anzi, sapete che forse mi conviene farlo il più piccolo possibile? Annulla. Qua invece ci mettiamo tutto questo qua. Quindi zona, deposito. Allora, qua ci può stare sia il fieno che il foraggio, ma solo quello. Quindi togli tutto, fieno e foraggio. Tra l'altro, scusa, io questo qua gli ho detto di smantellarlo. Non posso toglierlo, cioè spostarlo, no. Allora smantellalo e basta. Mi avete detto di farne uno anche per le batterie. Non c'è costruisci copia? No. Struttura, muro. Va bene in arenaria. E qua ci mette le batterie. Comunque, tra queste strade qua, se ho capito bene, servono anche per il fuoco. Quindi va bene così. Qua non hanno ancora finito questo, spero di non essere attaccati da nord. Stanno tutti bene. Ok, dai. Il cibo è un po' basso qua, ma abbiamo un sacco di razioni, davvero una quantità incredibile. Quindi va bene. Abbiamo anche 25 uova. Aha. Che sono state messe qui una. E le altre? Dove sono state messe le uova? Forse sono ancora in giro da raccogliere. Raccogliete le uova. E la lana, eccetera. Non sto facendo tanti lavori di artigianato, ma per adesso va assolutamente bene così, direi. Schermata di ricerca. Torrette automatiche. Così iniziamo a metterle immediatamente. Ok. Dai, che qua dovrebbe andare bene per quanto riguarda il mantenimento del foraggio. E poi faremo una stalla da qualche parte. Adesso vediamo. Perché comunque abbiamo un bel po' di latte, uova.
E io voglio assolutamente andare a prendere questi mega bradipi che mi avete detto che sono formidabili per la difesa. Quindi ne voglio tipo un paio e li mandiamo all'attacco dei nemici. Sperando siano maschio e femmina, così siamo proprio a posto. Perfetto. No, vedo che comunque non attraversano più i campi, ma passano esattamente sulle stradine che ho fatto. Mi sembra che apprezzino il tutto. Non so se hanno già costruito i cavi elettrici qua. Devo dare priorità alla costruzione dei cavi elettrici. Che appunto, ripeto, non so se sono stati costruiti. Sì. Tanto siamo all'ultimo giorno, o qualcosa del genere. Dovrebbe durare 15 giorni le stagioni. Esatto. Quindi siamo entrati in estate. Il fieno è. No, ma in realtà non è maturo. È al 50%, quindi c'è ancora un bel po' di tempo. Però le patate e il riso hanno fatto il loro corso. E anche la pianta di luppolo. Quindi dovremo iniziare fra un po' a fare la birra. Immagino. Temperatura esterna 25, qua la temperatura interna non dovrebbe comunque mai arrivare sopra i 32. Ora, questo qua non capisco, sta funzionando anche adesso? Facciamo una prova. Allora, qua temperatura interna 24. Quindi questo qua si può. Un gruppo di viaggiatori. Disattivo questi. Ok. Dov'è il gruppo di viaggiatori? Vediamo se possiamo commerciare. Lupi e pipistrelli. Si chiamano lupi e pipistrelli, ragazzi. Avete capito? Ci sono sempre l'orso e il lupo. Devo stare attento. Cassandra ha iniziato a intricare la trama, ragazzi. Ha iniziato. Giustamente tu mi dici che non c'hai l'energia elettrica. Allora, intanto ordini. Qua mi fai smooth di tutta questa questione qui. Qua non è necessario, ma voglio fare lo stesso così. Energia elettrica. Ovviamente purtroppo non posso passare qua perché non è adatto. Quindi facciamo così, così e così. E niente, facciamo questo pezzettino. Prenderà un po' d'acqua. Forse qua a nulla posso farlo waterproof. Non si può. Questo terreno non è. Non può sostenerlo. Vabbè, allora farò normale e vediamo che cosa succede. Ok, tra l'altro non ho idea se tutta sta roba entri qui dentro, ma teoricamente questo diviso 10, perché ogni pasto diventano 10, va bene. Abbiamo la pianta del cotone, la pianta curativa matura 79. Ragazzi, direi di interrompere questo episodio qua. Ci vediamo nel prossimo, dove voglio assolutamente ultimare questi edifici qua che ho fatto. Così ognuno di loro avrà una stanza, cioè Ignat e Nonna andranno qua assieme, gli altri invece si dividono e poi dovremo fare appunto la prigione, la stanza delle batterie e un'eventuale infermeria. A questo punto poi abbiamo un sacco di magazzini. La mia idea è pian pianino spostarli in zone meno interessanti della mappa o specializzarli. Magari facciamo questa una zona solo per i tessuti, quindi qua teniamo solo pelli e tessuti vari. E qua mettiamo sartoria e tutte le altre cose. Qua possiamo lasciare quello per fare i pezzi di pietra o la fonderia, magari, visto che sono vicini a questo magazzino qui. E via dicendo, insomma, quindi un magazzino vicino a ogni struttura. Magari è il caso anche di fare un micro magazzino di medicinale vicino all'infermeria. Ci dobbiamo ragionare, tra l'altro. Medicinali 27, no, siamo ancora a un numero decente. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.